Allora, buon pomeriggio, aspettiamo un attimino che la... Ok, è partita. Siamo già in 70, dai, vogliamo crescere però, eh. Siamo 27.000, buonasera a tutti, questa live ve la sto facendo direttamente dal Poetto. Come promesso, sono qui col mio collaboratore. Camminiamo a debita distanza, perché altrimenti ci dicono che non rispettiamo le normative. Buonasera a tutti. Lui è Massimo. Massimo, buonasera. Allora, perché questa live? Aspettiamo ancora un attimo, condividetela, fate entrare il più possibile persone, perché queste sono comunicazioni importanti. Quella è Marina Piccola. Guardate la nostra sella del diavolo. Impariamo a dire nostra, impariamo a dire che è tutto nostro, perché questo gruppo non è di nessuno, non è di Roberto Giambroni, non è di Massimo. Questo gruppo nasce per tutti, nasce per sostenere la libertà dell'individuo, dell'essere umano. Ci stanno dando la pillola, ci stanno dando il contentino, facendo passare che non si paga, quando invece la problematica più grossa... Riesci tu a aprire la diretta e leggere i commenti dal tuo? No? Perché io non seguo i commenti da qua. Così se ci sono delle domande tu magari me le Sì, giri. certo. Io vabbè, vi vorrei salutare tutti, ma potete anche capire che diventa difficile. Allora, quindi dicevo, la problematica è ben altro, è la libertà dell'individuo, del singolo individuo, il poter entrare in una spiaggia come questa e non avere vincoli di orari, non avere tornelli, non avere fotocellule, rispettando quelle che ovviamente sono un attimino le preoccupazioni di questo periodo, questo Covid-19 che ha messo in subbuglio e in preoccupazione tutto il mondo. Però vorrei che questo gruppo sostenesse poi anche altre cause, perché non dimentichiamoci che questi 2 mesi di quarantena, dove ci hanno tenuti rinchiusi, hanno buttato giù le attività. Ci sono i commercianti disperati, ci sono i chioschi chiusi che non lavorano, ci sono migliaia di persone che creavano un indotto pazzesco e oggi ci ritroviamo con le mani legate. Io stesso ho saltato la stagione turistica perché non assumeranno più, perché con le restrizioni di un locale dove prima aveva 100 coperti e si ritroverà ad averne forse 30, 40, è impossibile assumere tutti i camerieri. E allora questo è il Poetto, ragazzi, questo è il Poetto per il quale dobbiamo lottare, per il quale nessuno ci può proibire di entrare ed uscire. Io ho già letto che su questo gruppo state cercando di organizzare anche una sorta di flash mob pacifico, una sorta di catena qua sul litorale, che non è una cattiva idea, però sapete benissimo che purtroppo adesso non possiamo fare assembramenti. Io vi avrei anche invitato in questa live, avrei invitato persone a venire in questo momento, ma è meglio non creare disagio e panico. Guardate la sella del diavolo. Ok, la diretta è partita anche lì. Ma ti dirò, io adesso leggo alcuni messaggi, direi che è il momento di ripulirla. Io direi che è anche abbastanza pulito, però dai, non è così malvagio, me l'aspettavo peggio. Ci sono ancora residui di canne, è vero. Tra l'altro queste dobbiamo dire che sono pericolosissime perché schegge del genere sono veramente pericolose. Ecco, questa è la situazione dei chioschi chiusi. Si lavora, ovviamente si lavora per quel po' che si può lavorare, cercando di non farsi trovare impreparati. Ma questo è il territorio che dobbiamo difendere, dobbiamo difenderlo da chi vuole metterci le mani addosso. Non accettiamo vincoli, non accettiamo tornelli, non accettiamo fotocellule, non accettiamo che qualcuno venga a disturbarci durante le nostre ore di relax al mare per dirci devi andare via, è scaduto il tempo. Ok, questo è. E non vogliamo vedere vigili e chissà quante altre forze dell'ordine che ci ronzano attorno trattandoci quasi da delinquenti per le nostre 2 ore d'aria al mare. No, non vogliamo questo, non lo accetteremo mai. Il messaggio è un altro. Dobbiamo assolutamente cercare di comune accordo di uscire anche dal discorso social. Non basta essere in 27.000 e poi magari soltanto una minima parte, e quindi che ne so, 7.000 che
che agiscono e gli altri non fanno niente. Quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Questo è un altro chiosco totalmente chiuso. È impensabile che il 18 non venga aperto l'arenile. Tra l'altro si trova in condizioni anche, ripeto, non dico bruttissime, ma è inutile che sono venuti a pulire quando io sto... Cioè, guardate, la sabbia è stracolma, stracolma di canne. Sono pericolosissime, sono pericolosissime. Non so chi abbia... Vabbè, dimmi. Per dire due cose, anche per il commerciante, perché... Sì, infatti, è quello che sto dicendo. Questo gruppo non deve essere soltanto a favore della causa del poeta. Io voglio che questo gruppo sia anche una pagina, un modo per dare sfogo a chi è veramente in crisi in questo momento. Dobbiamo sostenerci a vicenda. La crisi è terribile. Come potete vedere, sì, la spiaggia non è pulitissima, dai, diciamo la verità. Non è assolutamente pulita. Più vado avanti, più vedo che non è pulita. Ma volete proibirci di farci un bagno? Cioè, questo è l'elemento, per noi cagliaritani, è l'elemento di vita. Questi sono i paesaggi che noi amiamo. Condividete questa diretta. Ve l'ho promesso, sono venuto al Poetto, ve lo sto facendo vedere in diretta. Ammetto che più vado avanti e trovo effettivamente la spiaggia realmente sporca. Mi preoccupano da morire queste canne. Pietre, di tutto. Io cerco di leggere i commenti, ma credetemi, non è facile, siete in tanti. Dobbiamo singolarmente, ognuno di noi, lottare per la libertà propria. Non ci possono proibire di entrare al Poetto, non ci possono proibire di godere di questa meraviglia. E ieri abbiamo sentito l'intervista del nostro sindaco Paolo Truzzu, alla quale io mando un messaggio, spero che lui mi possa sentire, in virtù della poca amicizia, ma che comunque c'è. Io ho stima profonda di qualsiasi politico, non giudico nessuno, però ho visto il nostro sindaco ieri realmente in difficoltà. Ho visto un sindaco con le mani legate che ha ammesso: non posso tenere i cagliaritani in gabbia, così più o meno ha detto, non posso proibire una cosa del genere. Perché? Perché sono i poteri forti che stanno bloccando le amministrazioni locali, e io ho la netta sensazione che il nostro sindaco sia in difficoltà. Ed è un peccato che nessuno, perché questo Massimo lo sai, nessun politico, visti i risultati di questo gruppo, 27.000 persone, non siamo due gatti, non siamo due stupidi, nessun politico si sia avvicinato a noi per dire vi sostengo, porto avanti questa causa, nessuno. Quindi poi facciamo un appello al sindaco. È una causa della comunità intera, non solo nostra. È una causa della comunità intera. Quindi invitiamo il sindaco o chi abbia un minimo di... Cioè, non è possibile che ci lasciano da soli, non è possibile. Se c'è un politico all'interno di questo cavolo di consiglio comunale o consiglio regionale, si faccia avanti per sostenere la nostra causa. Non devono avere paura, non devono avere paura, perché in questo momento, in questa situazione, la gente ha paura, comprese le amministrazioni. E allora chi non ha paura esca per strada, chi non ha paura venga a far valere i propri diritti di libertà. Che non ci prendano in giro, non, la spiaggia non si paga. A noi i titoli, la spiaggia non si paga, non ci interessano. A noi ci interessano i titoli, tu dal 18 vai al Poetto e fai quello che vuoi. Io se esco dal lavoro devo essere libero di venire un'ora a farmi un bagno e riandarmene all'ora che voglio, perché io... come tanti altri di voi lavoro, e quando magari un pomeriggio esco dal lavoro, sono stanco, sudato, voglio venire a farmi un bagno, non devo aspettare qualcuno che mi dica tu puoi entrare adesso, non puoi entrare. Queste cose non devono assolutamente esistere. Io vorrei che la gente
che fa politica se ascoltasse noi che lavoriamo e che dobbiamo anche districarci in questa crisi, dobbiamo districarci anche per venire al mare, ma non è assolutamente possibile. Fattibile. Io leggo alcuni commenti. Oddio, il comune cosa ha fatto? Niente, ci stanno lasciando da soli perché hanno paura, perché hanno visto che 27.000 persone cresciute in 24 ore a sostenere una causa così importante, che ripeto non è soltanto il poeta, è una causa che riguarda la libertà dell'essere umano, dell'individuo singolo, e hanno paura, nessuno ci sta considerando, ma va bene così, non è un problema, che restino nelle loro poltrone, che restino nei loro uffici, ce ne ricorderemo quando dovremo andare alle prossime elezioni. Hanno lasciato i cagliaritani da soli, non c'è un politico che sostenga questa causa ed è veramente vergognoso, così come è vergognoso che da parte della nostra amata TV Videolina non ci sia stato un singolo articolo in merito a quello che è nato. Gli unici che ne hanno parlato, bisogna dirlo, è Casedu Online, basta. Io cerco di leggere i commenti. Marinella Ruggeri dice: andiamo tutti a ripulire. Ma la sì, ma guarda, ma verrei domani mattina a iniziare a pulire il poeto. Non è un problema. Non c'è bisogno di spendere 100.000. Quanto hanno speso? 100.000 euro per togliere le canne? Le canne sono ancora qua, eh. Le canne sono ancora qua. Vabbè. Speriamo che qualcuno si svegli. Speriamo che qualcuno ci venga a sostegno. E non solo quando c'è bisogno dei voti. Cari amministratori, cari politici, signor sindaco, si faccia avanti. Guardate che meraviglia. Ma è altrettanto triste vedere tutti i chioschi chiusi. Noi che viviamo di turismo. A proposito, volevo fare un piccolo appunto sulla mascherina. La mascherina si usa semplicemente per entrare all'interno di esercizi commerciali. Io all'aperto non uso la mascherina. Sta a me poi vedere se avvicinarmi o meno al mio collega, ok? Con la mascherina. Scusate se non riesco a leggere tutti i commenti, ma è impossibile. È comunque la dimostrazione classica di chi entra all'interno di un gruppo. Questa è una critica che faccio in questo momento, non mi interessa, io ho sempre avuto la libertà di pensiero continuerà ad averla. Questa è la dimostrazione classica che è troppo facile mettere un click. Siamo 27.000 persone su questo gruppo e appena 400 in diretta, ma va bene così, non è un problema, meglio pochi ma buoni. Chi non ha interesse a sostenere più questa causa ma è soltanto dentro il gruppo per cazzeggiare o per mettere like a random può tranquillamente abbandonare il gruppo, che a noi non ci servono. Noi vogliamo e dobbiamo essere persone attive, sui social ci facciamo tanto quanto. Claudia Pirina, il 18 in spiaggia è qualcosa di impossibile, perché comunque va organizzato, perché comunque non è semplice, ci sono ancora restrizioni, è vero, possiamo anche farlo, perché no, ma poi che facciamo? Tutti ci becchiamo una denuncia, probabilmente verremo tutti denunciati. C'è chi ha anche detto sì, ma non è che possono riempire le carceri di comuni cittadini. Sì, probabilmente tutti i 27.000 UTA non ci stiamo. È molto probabile. Questo sono d'accordo con chi ha commentato
in queste ultime ore. Se siamo 27.000. Ma questa è la dimostrazione classica del popolo del web. Vabbè. Comunque, io vi ho fatto vedere il poeto, ve lo sto facendo ancora vedere. È anche abbastanza vivo e ci sono tante persone. Questo mi fa piacere. Finalmente si sono svegliati dal torpore. E ricordatevi una cosa importante: proibirci di andare al mare significa proibirci di fare un bel accumulo di vitamina D, che è la sostanza più importante nel caso davvero si dovesse combattere un virus. Questa è la situazione. Cerchiamo di non inquadrare i bambini. Allora, io rispondo a Claudia Pirina, che dice: quindi aspettiamo loro che ci dicano quando manifestare. No, uno può fare quello che vuole, ma non sarò io di certo ad autorizzarvi a farlo, a dirvi andiamo tutti in massa a fare una manifestazione. Ok, ci vorrebbero le autorizzazioni, però nessuno te lo impedisce, Claudia. Anche io posso venire tutti i giorni al poeto a farmi una passeggiata. Se poi mi incontro con Tizio Caio e decido di fare una piccola reunion, si può dire, a debita distanza, lo facciamo. Ma di sicuro organizzare un flash mob così importante diventa difficoltoso. Soprattutto per la sicurezza di quanti siamo, perché è troppo facile, ripeto, essere in 27.000 e siamo qui appena 300-400 che ascoltiamo questa diretta. Siamo sempre da punto a capo. Io ringrazio davvero il mio collaboratore Massimo che è venuto, non ha titubato un attimo a dirmi di sì. Questa è Marina Piccola. C'è tanta sporcizia. Esatto, dice bene Elisabetta Caria, ci vuole l'autorizzazione. Non è uno scherzo. Stiamo respirando l'aria, perché comunque Cagliari ha sempre avuto un'aria molto pulita. Ci stiamo avvicinando all'interno del porticciolo turistico. Ha ragione Simona Cozzolino. Cosa dovremmo fare? 27.000 non saremo mai, questo è stato confermato. Io ho voluto fare apposta questa diretta per avere la conferma di quanti chiacchierano e quanti sono disposti ad agire veramente. E questa è la conferma. Questa è la reale conferma. Veniamo giudicati, veniamo presi in giro dai tedeschi, dai francesi, perché? Per questo reale motivo, perché non abbiamo mai la capacità e il coraggio di scendere in piazza e di agire tutti insieme. Mai. E mi auguro che la manifestazione del 30, giusto, maggio, sì, ecco, ci sia una cospicua partecipazione da parte di tutti. Bellissima Andreola, questa per me è una barca che rappresenta Marina Piccola, ormai è in parte integrante di Marina Piccola.
abbiamo una richiesta di partecipazione alla diretta. Vi ricordo che potete partecipare alla diretta, potete dire la vostra in live, fatevi vedere, non abbiate vergogna. Francesca Sogo, su tutti i leoni da tastiera. Esatto, è un classico, è un classico. Angelica Silvestri, la gente dice ha paura. Certo, la gente ha paura, è ovvio. Non dobbiamo avere paura di nessuno, siamo liberi di cittadini. Non ho dettagli specifici, ma so che c'è una manifestazione il 30 di maggio, credo alla prefettura, esatto, 9:30, credo sia dovuto al disagio dei commercianti, o no? Anche dei commercianti, esatto. Chi vuole partecipare in live a questa diretta lo può fare. Io lo accetto volentieri. Questo è il porticciolo di Marina Piccola. Vediamo chi c'è qua. Ecco,